ci si incontra, ci si conosce, ci si innamora, sì, si è così uguali, già, però a volte capita che in effetti, conoscendoci un pochettino meglio, non sia poi così tutto uguale. Vabbè, ma non importa, perché se quello che soffia tra le due anime è il vento del vero amore, beh, nessun problema, perché tutte le differenze possono diventare uguaglianze e tutte le uguaglianze possono diventare differenze. No, forse stiamo facendo un po' di confusione. Due anime e il loro legame, sì, perché è di questo che stiamo parlando, un legame così forte e così intenso che tra di loro spesso può nascere una nuova vita. Già, una nuova vita. E a questo punto il loro legame è così forte e indissolubile da creare una sola linea dell'amore, una linea così bella, ma capita a volte nella burrasca della vita che qualcosa, ahimè, possa andare storto, che magari qualche piccolo nodo si possa insinuare tra di loro, così, dandogli un pochettino di noia, e piano piano questo nodo tende sempre di più a far allontanare le due anime. Beh, nessuna preoccupazione. Nessun problema, se parliamo di amore vero, basta un piccolo chiarimento, assolutamente, per far sì che queste due anime, con una breve discussione, possano, grazie al soffio dell'amore, tornare unite per sempre, indissolubilmente. Due anime.